È un dipendente del Tribunale di Lago Negro il primo positivo al coronavirus nel Vallo di Diano. Il Palazzo di Giustizia verrà chiuso a inizio settimana prossima per una sanificazione. L'uomo è in isolamento all'ospedale Luigi Curto di Polla ed ha partecipato ad un incontro religioso il 28 e 29 febbraio e il 1 marzo ad Atena Lucana al Crystal Palace. Altre 3 persone che hanno partecipato al raduno religioso sono risultati positivi al coronavirus. Sono tutti di Sala Consilina e i 4 sono in isolamento. Altri tamponi sono stati effettuati sui partecipanti al raduno e in diversi sono in quarantena. Intanto ieri sono stati analizzati 49 tamponi all'ospedale Ruggi di Salerno, di cui 9 sono risultati positivi. Altri 14 tamponi all'ospedale Moscati di Avellino, di cui 1 è risultato positivo. Sono purtroppo peggiorate le condizioni di salute di Edmondo Cirilli, deputato salernitano di Fratelli d'Italia e questore della Camera. Ieri sera intorno alle 21 il parlamentare, che giovedì scorso aveva annunciato pubblicamente di essere stato contagiato dal coronavirus, è stato trasportato all'ospedale Cotugno di Napoli. In un primo momento si temeva che anche il figlioletto di poco più di un mese dovesse avere bisogno di cure ospedaliere, ma fortunatamente questa eventualità è stata poi scongiurata. A trasportare Cirilli al Cotugno è stata l'ambulanza d'alto contenimento dell'Humanitas, che lo ha prelevato dalla sua abitazione a Pagani e trasferito all'ospedale napoletano.